Raga, è partita la canna sinistra. Slamata anche questa! No! Ho perso il manico del guadino. È là fuori, ma non so dove. Benvenuti ad una sessione autunnale in un lago naturale di circa 120 ettari. Guardate che posto, mamma mia che spettacolo, guardate che lago. È un lago che conosco abbastanza bene, anche se ho fatto pochissime sessioni, sono venuto a gennaio 3-4 volte. Ho preso 7-8 carpe, ma erano tutte piccole. La più grossa sarà stata 10-11 kg. Ma so che ci sono pesci molto più grossi, ci sono anche amur davvero importanti. Ho visto una foto di una carpa che ha preso un olandese 4-5 anni fa, era una regina sui 19 kg e quella regina era nera. E se dico nera, era nera, anche l'occhio era nero. Un pesce bellissimo, uno dei pesci più belli che abbia visto, e prenderla sarebbe un sogno. Ma ci sono anche tanti altri pesci davvero davvero speciali. Ho già montato il campo, è praticamente tutto pronto, ancora non sono uscito col gommone, preparo le mie ultime cose e ci vediamo dopo quando sono in gommone. Eccoci, sono uscito circa 400 metri, qui sotto ci sono 16 metri d'acqua e ora utilizzerò questo strumento che si chiama Fish Hawk. E questo qui mi misura la temperatura dell'acqua per ogni metro di profondità e così posso determinare il termoclino. L'ho attaccato alla canna da pesca, qui alla girella della montatura dell'elicottero e adesso lo faccio andare giù, vi faccio vedere come funziona. Clicchiamo su start. Ok, apro l'archetto e lo faccio andare giù finché arriva sul fondo. Ci vuole un po' di pazienza, però con questa informazione, perché questo strumento qui poi mi dirà dove si trova il termoclino, questa informazione vale oro, perché dopo posso scegliere gli spot. Metro. Ok, ora posso recuperare. Eccolo. Allora, in un metro d'acqua 17 gradi, in due anche, in tre anche, 7 anche, 8, 9, 10, 11. Avete visto questo sbalzo? Da 17, da 16, 17 gradi a 14. Ciò significa che il termoclino si trova tra i 10 e gli 11 metri di profondità. E così so che il pesce gira sopra i 10 metri, ovviamente dove l'acqua è più calda.
Ovviamente è possibile catturare pesci sotto il termopilino, però lì i pesci ci vanno solo perché c'è la pastura. Io preferisco presentare i miei dischi sopra il termopilino dove c'è il pesce, quindi ora so che gli spot che dovrò scegliere saranno sopra i 10 metri. Ok, sono girato un po' col gommone, sapevo già che il lago è una vasca, c'è solo una secca in tutto il lago che si trova davanti all'hotel, tutto il resto è un piattone e il fondale è molle ovunque. Però ho trovato una cosa abbastanza interessante in questa zona. Metterò due canne in 10 metri, canna sinistra e canna centrale, però lo spot della canna sinistra, il segnalino, si trova lì. Invece lo spot della canna destra, stessa profondità, ma quello si trova là fuori, quindi molto più fuori. Ciò significa che lì inizia a diventare fondo molto prima. Quindi proverò due canne poco sopra il termoclino, invece la canna centrale metterò tra questi due segnalini lì in 8,5 metri, quindi proverò questi spot la prima notte per vedere in che profondità gira il pesce e in che zona. Cercherò anche un quarto spot in acqua un po' più bassa, forse 7 metri, li pasturerò un po' e domani controllerò quello spot con la telecamera. Comunque questi sono i tre spot dove inizierò a pescare. Come vi ho appena spiegato, il lago è un piattone, non c'è niente, è una vasca, c'è solo una secca sulla mia destra e dobbiamo pescare sul molle, ma non è un problema, non dobbiamo sempre pescare sul duro, anche se in questo lago qui, in queste profondità, non ci sono spot duri. Le carpe nel fango trovano di tutto da mangiare, larve, insetti, lumache, c'è di tutto, e pescare nel fango è una buona cosa. Dobbiamo solo adattare la nostra montatura a questo fondale. E adesso preparo le mie canne e dopo spiegherò le montature che ho scelto per questa sessione. Così affronterò questa sessione. Come potete vedere, ho rinunciato a colori accesi. Questo perché i pesci sono stati martellati per tutto l'anno con i dischi fluo e con delle pop-up, e siccome ci sono tante carpe piccole, secondo me pescando con i dischi di colori abbastanza naturali ho più chance di catturare una delle carpe grosse. Per questo non voglio avere un innesco troppo visivo e né troppo attrattivo. Il primo innesco è un ramino di neve con una sella fondante del 24 con una piccola pop-up sopra, poi una bilanciata self-made cell sempre del 24, e ho scelto il bianco perché le cell che ho nella mia pastura dopo 4-5 ore in acqua diventano molto molto chiare, quasi bianche. E poi l'ultimo innesco, sempre una bilanciata del 24 hybrid, 3 spinner rig con crank X del 2, boom e delle montature d'elicottero perché il fondale è abbastanza melmoso. Ecco, questo è il mio setup, spero funzioni per catturare una delle big di questo fantastico lago. Ho già calato due canne, mi manca l'ultima, la canna destra. Ho già pasturato, ho fatto una pasturazione molto ampia, devo solo calare la canna. Ok, molto melmoso. Ok, bene, ho calato tutte le canne, torno a riva e poi finalmente un po' di relax. Ho calato tutte e tre le canne, è tutto pronto,
Magari vi chiedete perché non ho messo le canne qui in mezzo. Questo perché ci sono queste boe che sono collegate con una corda e per questo ho dovuto mettere il gommone tutta a sinistra. Ci ho messo due galleggianti sulla canna sinistra e sulla canna centrale, così quando devo uscire col gommone non prendo i miei fili. Tra poco dovrebbe iniziare a piovere, come potete vedere, tempo da bic. Sono molto fiducioso. Non so se lo potete sentire, ma ha iniziato a piovere abbastanza forte, ma a me piace quando piove, quando sono a pesca. Ho sentito Luca prima, Luca Carraro del nostro team, perché ha fatto una sessione in questo lago 2-3 settimane fa, e mi ha detto che ha preso tutti i pesci di notte tranne uno, e sì, ha preso dopo le 10 di sera. E in più mi ha detto che ha visto la maggior parte delle partenze in 10 metri, e questo mi conferma che in questo periodo i pesci girano poco sopra il termoclino. Ho due canne in quella profondità, una la provo in acqua un po' più bassa. In più ho pastorato uno spot in 7 metri che domani controllerò con la telecamera, e se dovessi prendere solo con le canne che ho in 10 metri, ovviamente se dovessi prendere, sposterò la terza canna, se non mi parte la metterò nella stessa profondità. Comunque vedremo, no? Vedremo cosa succede stanotte, e spero che la prossima ripresa che vi farò vedere sia una partenza. È partita. Non so che ore sono. Canna destra, 10 metri. Ho messo un po' di tempo per uscire perché mi devo mettere il drycore. Diluvia. Ok, sono arrivato al pesce. Possiamo spegnere il motore. Dai, vieni, dai! Sì! Prima carpa, guadino! Buongiorno, ecco la carpa di stanotte, l'unico pesce che ho preso, ha piovuto tutta la notte. Una canna la sposterò sicuramente nella zona dove ho preso questa, con l'altra non so ancora cosa farò. Adesso rilascio questo pesce, poi esco col gommone per controllare il spot con la telecamera e poi decido cosa fare con la terza canna.
sono andato a vedere gli spot con la telecamera e come capita spesso, molto spesso, la pastura in tutti gli spot non c'era più. Ho visto solo i miei inischi. Solo nello spot dove ho solo pastorato ieri sera, dove non ho pescato, quello in 7 metri, la pastura c'era ancora. In tutti gli altri spot le palline non c'erano più. E questo mi dice che devo cambiare terminale. Anche la carpa che ho preso ieri non era ramata perfettamente e per questo ho cambiato terminale. Ho messo dei combi-rig su tutte le canne con due bilanciate del 24 e su una boilie affondante. E perché le carpe ci sono, le carpe sono in zona, hanno voglia di mangiare, ma il terminale non ha funzionato. Per questo queste modifiche, spero funzionino. E la canna destra rimetterò lì dove ho preso la specchi ieri. La canna centrale, anche se in 8 metri e mezzo le carpe hanno mangiato le boilies, la sposterò verso la zona dove ho già catturato, quindi a 20-30 metri da quel segnalino, stessa profondità, più o meno la stessa distanza. E la canna sinistra la rimetterò dove l'ho messa ieri, perché le carpe sono passate e spero che col combi rig riesco ad allamare una carpa. Adesso vado a ricalare, a ripastorare e spero di fare altre carpe. Parlo velocemente della pastura. Sto pastorando solo con le boilies. Queste sono le cell e le hybrid e la mainline self-made del 24 col 5% di albumina. Sono durissime. Ah. E come sempre le ho conservate con il sale. Per due motivi: il sale è economico, il sale è un conservante fantastico 100% naturale. Me l'avete chiesto in tanti, quanto sale si bisogna aggiungere. Allora, su 3 kg di boilies ci metto 1 kg di sale, ma quello fino, non quello grosso. Ragazzi, seconda notte, seconda partenza, sempre la canna destra. Questo dovrebbe essere un pesce, forse un po' più grosso. Fortuna ho attaccato una luce al mio pot, perché c'è una nebbia che non si vede niente, altrimenti non troverei più la postazione. Ah,
dove mi porta sta carpa? Mamma mia, che forza! Dai adesso, dai! Vieni! Vieni, 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 dai, dai! Ah. Sì! Oh! Sì! Più grande della prima. Guardiamo come l'ho la matta. Ah, la matta perfetta. Ah. Ho messo la carpa nella sacca, ma ho un grossissimo problema. Ho perso il manico del guadino. È là fuori, ma non so dove. Vado a cercarlo, ma trovarlo con questa nebbia è praticamente impossibile. Un incubo. Non l'ho trovato. L'ho cercato per un'oretta, ma con sta nebbia è praticamente impossibile trovare il manico. Domani farò un giro col drone, magari riesco a trovarlo. Comunque per stanotte sarò senza. Avevo pensato di tirare sulle canne per sicurezza, ma prima, quando ero un gomone, ho fatto una prova, ho fatto finta di guadagnare una carpa e in teoria dovrebbe funzionare. Quindi se mi dovesse partire una delle due canne che ho ancora giù, lo scopriremo se funziona e se si può guadagnare una carpa senza il manico del guadino. Raga, è partita la canna sinistra. Non ho dormito per 2 ore perché la cosa del manico mi dava troppo fastidio. Ormai secondo me devono essere 6, 6 e mezza, è la canna con la boilie affondante come innesco. Sono proprio curioso se riuscirò a guadagnare la carpa senza manico. Guardate come si piega la canna. Oh, amo questi combattimenti. E ora come facciamo? Dai. Dai, dai. Dai che manca poco. No!
non slamarla, Oscar, non slamarla. Dai! Ce l'ho fatta, sì! Sì! Senza manico. Mamma mia, pazzesco! Mamma mia! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Sono felicissimo! Ah, che culo e che sfiga! Sono senza parole. Questo è un pesce un po' più importante. Il car fishing regala davvero forti emozioni. Mamma mia, che scena! Sono le 7:15. La metto un attimo in sacca e la faccio via tra poco. Buongiorno, la notte è stata produttiva, è già tutto pronto per fare le foto, voglio solo ancora aspettare un po' finché va via un po' la nebbia, farò prima le foto e dopo farò i video per voi. Eccomi, la nebbia è andata via, ho già fatto le foto, questa è la prima carpa delle due che ho preso stanotte. Non l'ho pesata, sarà più o meno 10 kg, ma un pesce in un posto del genere vale tantissimo. Siete pronti per l'altra? E ora vi presento la carpa che ho preso senza il manico del guadino. Eccola qua. Guardate che fantastica specchi. Scurissima. L'ho presa con una singola affondante del 24 Busto Cell. Che bellezza. La rilascio e poi vi spiego nel dettaglio il rig che ho utilizzato. Ecco, questi sono i miei combi rig, abbastanza lunghi perché il fondale è molto melmoso, sezione rigida in boom con una piccola asola per il loop, clor del 2, il cappello l'ho fissato con un pezzettino di silicone e le sezioni morbide dei combi rig le ho fatte con il nuovo loop rate appena uscito, sviluppato proprio per queste sezioni morbide dei combi rig. Va benissimo anche per gli amanti dello spinner rig con capello morbido. I primi due giorni ho pescato con delle bilanciate del 24 e delle affondanti del 24 con all'interno un pezzettino di sughero, ad esempio con questo innesco ho preso la carpa più grossa. Ho ancora notte e voglio selezionare ancora la taglia. Per questo sono passato a degli inneschi del 30 e pastorerò anche solo con boilies del 30, cell e hybrid, sperando di arrivare alla magica cifra di 20 kg. Ho appena ricalato le canne, non ho fatto ripresa perché non vi voglio annoiare, le calate sono sempre le stesse. E ho ricalato solo stasera perché oggi pomeriggio è venuta la mia famiglia, mia moglie e le mie due figlie. Abbiamo giocato, abbiamo fatto un giro in gommone, le mie figlie si sono davvero divertite.
ho notizie per quanto riguarda il guadino. Purtroppo non ho trovato il manico, ho fatto un giro col drone ma non l'ho trovato. Però per fortuna il carissimo Riccardo, un carpista qui del posto, mi presta il suo. Riccardo, se stai guardando il video, grazie mille, gentilissimo. Bene, tra i neschi del 30, pastorazione solo a boilies del 30, Bic, ti aspetto. È partita la canna destra, pallina del 30. Sono curioso se sarà un pesce grosso o piccolo. Allora, sono arrivato al pesce. Mi sta venendo incontro da delle testate molto strane. No, 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 no. Ah, no. Penso sia stata una bella carpa, dalle testate che mi ha dato, da come si è mossa, dal peso che ho sentito, penso sia stata una bella carpa. L'ho ricalata, spero che mi parte un'altra volta. Bip. C'è! Per la prima volta mi è partita la canna centrale. Ho slamato anche questa. La GoPro si è scaricata, non sono riuscito a riprendere tutto il combattimento. Sono incazzato nero. Incazzato nero soprattutto perché sono sicuro al 99% che questa carpa superava i 20 kg. L'ho vista, era sotto il gommone, una regina. Era over, ne sono sicuro. Il problema è di nuovo il terminale. Ho slamato due carpe. Sicuramente per colpa del terminale. Ho ricalato questa canna, però ho accorciato un po' il cappello perché forse era troppo lungo, però sarebbe stato meglio accorciare anche il terminale perché forse è troppo lungo il terminale. Vabbè, adesso non ci posso più far niente tranne che aspettare la prossima partenza. Buonanotte. Purtroppo non ho più preso niente. È ora di andare a casa. Ho già recuperato i segnalini.
Ho slamato quelle due carpe l'ultima notte, tra cui una secondo me era sicuramente sopra i 20 kg, è davvero un peccato. Però è importante imparare da questi errori. Secondo me il problema è stato il cappello troppo lungo, non la lunghezza del terminale, perché le altre tre carpe le ho prese con lo stesso terminale, ho solo cambiato la sezione morbida perché l'ultima notte ho pescato con delle boilies del 30. Sbagliando si impara, ci vediamo alla prossima puntata.